Un percorso tra le tecnologie di oggi e quelle di domani, tra schermi sofisticati, studi virtuali e nuove applicazioni, ricordando anche tutti quegli strumenti, non solo di comunicazione, superati ormai dai moderni smartphone. Parliamo di iBox e la nostra vita 4.0, la mostra appena inaugurata da Giglio Gruppo a Palazzo della Meridiana a Genova, che sarà visitabile fino al 26 novembre. Qui possiamo gettare uno sguardo sulle innovazioni tecnologico-digitali dei prossimi 5 anni, cioè come queste innovazioni modificheranno comunque il nostro stile di vita, le nostre città, il nostro lavoro. Le iniziamo a toccare con mano, sono degli spunti per immaginare come sarà la nostra vita, per immaginare quelle che sono le grandi opportunità del 4.0, ma anche i rischi che questa trasformazione comporta. Spunti di riflessione per ragionare tutti insieme a come enfatizzare le possibilità che questa trasformazione ci offre e minimizzare però i rischi che invece può comportare. Suddivisa in 4 sale, la mostra conduce il visitatore in un viaggio interattivo e dinamico, nel quale ripercorrere il progresso tecnologico degli ultimi 10 anni per poi proiettarsi nel prossimo futuro. Un futuro caratterizzato da nuove abitudini di vita, di lavoro e nuovi schemi professionali, completamente stravolti tra opportunità e rischi dalla rivoluzione digitale. Questo per esempio è un unicum di Reputation Manager ed è una postazione che consente ai personaggi pubblici ma anche alle grandi aziende di monitorare in tempo reale quelli che sono i sentiment, le notizie, il flusso di informazioni che circola sul web. È fondamentale, ormai le informazioni girano prevalentemente sul web e informazioni errate o false possono pregiudicare in maniera sostanziale le vendite di un prodotto piuttosto che la reputazione di un manager o di un'azienda. Monitorarle e conoscerle in tempo reale può voler dire una grandissima opportunità di minimizzare il rischio e addirittura di eliminarle, insomma. L'app che mostriamo qui, che per noi è già attiva sia negli Stati Uniti che in Cina, consente semplicemente di prendere, di fotografare lo schermo, quel che si sta vedendo in quel momento in televisione, e se c'è un oggetto, un prodotto che piace in quel momento in onda sul teleschermo, basta fotografarlo per avere la scheda sul telefonino che ne consente immediatamente l'acquisto. Cioè io vedo qualcosa e lo compro immediatamente.